Cosa vediamo in questo video? Questo video vediamo qualche altro, qualcosa di più sul PHP, ma soprattutto dei nuovi oggetti che possiamo inserire in un form. In un form abbiamo visto che si possono inserire delle caselle di testo che poi verranno, il cui contenuto sarà messo in una variabile, il contenuto sarà messo in una variabile e il contenuto poi sarà per esempio elaborato dalla vengono fatti per esempio dei calcoli, non so, per fare dei calcoli verranno elaborate poi dal PHP. Vediamo un file, vediamo di fare una cosa concreta, qualcosa di concreto e apriamo qua. Allora, il notepad. Allora, abbiamo il nostro. Facciamo prima la pagina HTML contenente il form e un bottone che porterà alla pagina PHP. Allora, mettiamo let title magazzino slash title slash at body. Dentro il body mettiamo la form, quindi form, mettiamo action che sarà il file PHP, quindi scelta, non so, mettiamo maga.php method uguale a get, quindi il metodo per ottenere le informazioni. Chiudiamo già slash form, slash h, slash body, slash html. Vediamo se abbiamo chiuso tutto. Title, slash title, add, slash let, html. Qui facciamo un pasticcio, body. Ok, mettiamo intanto un titolo alla pagina. Adesso mettiamo un titolo brutto, così grezzo, h1. Allora, poi mettiamo una casella di testo che ha un nome, desk. E questa sarà la casella di testo dove l'utente inserirà la descrizione del prodotto. Questo nome poi è importante per dopo costruire il processo PHP che andrà a vedere cosa c'è lì dentro, cosa scrive l'utente all'interno della casella di testo e poi riporterà il suo contenuto. E poi mettiamo dentro, vediamo cosa possiamo mettere ancora. Allora, possiamo mettere la descrizione, il codice, scusate, codice. Due punti, input type uguale a text, name è uguale a codice. Che fantasia che ho. Allora, poi guardiamo. Ok. E qui mettiamo il codice. Poi mettiamo un'altra casella di testo che invece cosa conterrà? Un'altra casella di testo che conterrà il prezzo unitario, quindi mettiamo l'etichetta prezzo unitario, input type uguale a text, name è uguale a prezzo. Tutti questi nomi dobbiamo poi ricordarceli perché dobbiamo andare a prendere, quei nomi sono importanti, dobbiamo ricordarceli per dopo costruire il processo PHP. Allora, cosa ci guardiamo ancora, guardiamo, mettiamo la giacenza, sempre un'altra casella di testo, giacenza, input type uguale a text, name è uguale a già, sintetico, forse un po' troppo. E adesso viene il
la parte nuova, perché le caselle di testo le abbiamo già imparate nelle equazioni di, abbiamo visto il programma che verificava il discriminante e risolveva le equazioni di secondo grado di conseguenza. Adesso impariamo un altro oggetto che è il radio button. Intanto mettiamo scegli l'IVA, perché in questo caso dobbiamo mettere l'IVA che verrà scelta. Aspettate qui, poi mettiamo qui, mettiamo subito lì a capo, dei ritorni a capo, perché mettiamo subito dei ritorni a capo, se no sarà tutto sulla stessa riga. Allora scegli l'IVA, input type, in questo si chiama radio, infatti radio button, adesso vedremo cosa sono, name uguale a IVA. Poi qui mettiamo il nome del radio button della scelta, sarà 4. Input type uguale a radio, name è uguale a IVA. Bisogna chiamare lo stesso nome perché sono come se fosse, fanno parte tutti del gruppo IVA. E quindi, dato che l'utente con il radio button può effettuare una sola scelta, il contenuto di questa scelta sarà nella variabile IVA. Allora, 10 input type uguale a radio, name è uguale a IVA. E mettiamo 21. E prossimamente anche al 50 sarà tra un po'. Si sa come l'aumenteranno. Allora, quindi scegli l'IVA. Bene. Adesso mettiamo invece, andiamo a capo e mettiamo un bottone, un bottone con submit, quindi invia, che ha valore invia dati. Adesso salviamo il file. Lo salviamo già sul nostro server, che dobbiamo anche aprire però prima. Easy PHP. L'abbiamo aperto così. Andiamo a mettere. Successo qua. Allora, secondo blocco, andiamo dove si trova il nostro server, quindi si troverà su C, programmi, easy.php 1.8, www, nella cartella prova. Poi mettiamo il file che salviamo come maga.php. Perché dice che non si dispone. Farà il cat e cartella documenti. Adesso li salva qui. Adesso si vede che lo fa per le autorizzazioni. Fa così Windows a volte. Allora andiamo a aprire da qui. Allora C programmi C programmi easy PHP 1.8 prova bene, mettiamo qui. Speriamo di riuscirci. Oh, tutta sta cosa, mamma mia. Allora, vediamo qua. Cerchiamo, adesso lo apriamo e vediamo cosa abbiamo combinato. Oh, bellino. Bellino, abbiamo fatto questo form, adesso qui inseriamo per esempio la descrizione, qui inseriamo il codice, qui inseriamo il prezzo in euro con il punto 10.20, mettiamo il punto per mettere la virgola. La giacenza sarà un numero, poi qui sceglieremo invia dati, adesso file non trovato, beh,
Chiaro, non abbiamo ancora creato il file PHP. Adesso creiamo il file PHP. PHP, dai, stai tranquillo. Allora, quindi lo chiamiamo maga.php. No, secondo, dobbiamo guardare un attimo. Guardiamo però perché lo chiamiamo come. Non però chiamarlo come l'abbiamo messo. È solo maga, restituire il file. Sì. Qui abbiamo detto un file maga.php. Ok. Quindi adesso. Lo apriamo, adesso qui lo apro, adesso apriamo maga.php col blocco note. Ma cosa ho fatto? Ho fatto una cosa, sono fatto un po' di confusione. Beh, maga.php ho fatto confusione, aspetta, ok, adesso mettiamo invece il codice PHP. Che abbiamo messo in alto. Allora, mettiamo il codice PHP. Allora, il codice PHP lo metteremo in una variabile. Intanto analizziamo, dobbiamo aprire il file l'altro il file, quindi dobbiamo creare una variabile che prenderà dalla casella di testo dalla prima casella di testo. Una variabile che prenderà da questa seconda casella di testo, una variabile che prenderà da questa terza casella di testo, una quarta variabile che prenderà questa quarta casella di testo e anche una variabile che prenderà da questo IVA, dalla scelta che fa. Quindi, la chiamiamo e dobbiamo guardare bene il nome. Allora, chiamiamo. Come PHP. Allora, slash, sì, desk è uguale a quello che prendiamo da get, da desk. Slash, dollaro, codice. È quello che prendiamo da codice quello che prendiamo da codice punto virgola poi adesso così via anche per il prezzo adesso facciamo copiamo un attimo, che così facciamo prima. Ok, allora poi mettiamo prezzo. Poi già. La giacenza dentro già qui ci siamo dimenticati di mettere i punti virgola e poi avendo poi mettiamo una variabile anche IVA che andrà a prendere da IVA. E poi quello che poi per stampare tutti i dati lo vedremo nel prossimo video perché sta finendo il tempo per tutte le variabili e tutte le istruzioni eco per scrivere il testo, per scrivere i valori, scrivere tutto quello che ha inserito l'utente.